L'aereo che ha portato Papa Francesco in Turchia per il suo sesto viaggio apostolico internazionale è atterrato alle 13 all'aeroporto internazionale Esenboga della capitale Ankara. Dopo l'accoglienza ufficiale, il corteo con la vettura del Papa si è trasferito al mausoleo di Ataturk, che ospita le spoglie di Mustafa Kemal, detto Ataturk, cioè padre dei turchi, fondatore e primo presidente della Repubblica Turca dal 1923 al 1938, anno della morte. Accolto dal comandante del corpo di guardia, il Papa ha percorso la scalinata d'onore del mausoleo, che richiama nella forma un tempio greco. Ed entrato ha deposto una corona di fiori con i colori della bandiera turca davanti alla tomba monumentale del padre dei turchi. Mustafa Kemal gettò le basi di uno stato laico moderno, cancellando le leggi ottomane, a partire da quella che stabiliva l'Islam come religione di Stato e sancì la laicità dello Stato turco. Il Papa ha poi raggiunto la Sala Tower of National Pact, nel museo, che conserva gli oggetti personali di Ataturk, dove ha firmato il Libro d'Oro ed ha scritto una frase in memoria della sua visita. Formulo i voti più sinceri perché la Turchia, ponte naturale tra due continenti, sia non soltanto un crocevia di cammini, ma anche un luogo di incontro, di dialogo e di convivenza serena tra gli uomini e donne di buona volontà di ogni cultura, etnia e religione.